Filippo, siamo qui al termine del secondo allenamento congiunto contro la Bartoccini Perugia. Ecco, come hai visto le ragazze dal bordo campo? Come le hai viste? Come state lavorando con loro? A che punto siamo? Una squadra in crescita, sicuramente. Stiamo lavorando, è stata una settimana lunga e intensa con due allenamenti congiunti, amichevoli, chiamiamole come vogliamo. Il secondo dei quali oggi, un buon livello, loro sono una buona squadra con alcuni fisici anche importanti, che giocatrici che hanno anche giocato in A1, comunque insomma rispetto a Orvieto sicuramente un qualche centimetro in più, e questo per i nostri attaccanti è stato sicuramente un problema maggiore. Una squadra diversa rispetto a Orvieto. Orvieto è una squadra con un'ottima organizzazione, eccetera, eccetera. Questa squadra molto fisica, quindi sono stati due ottimi test contro due ottime squadre. Quindi noi abbiamo fatto una buona prova anche oggi, quindi c'è da essere abbastanza soddisfatti del lavoro svolto. Un grande lavoro quello che ti vede insieme all'head coach Luca Chiappini, analiticamente, giorno dopo giorno, state seguendo un fitto programma. Ecco, il percorso è sicuramente al momento un buon percorso, no? Il gruppo sta reagendo bene queste prime settimane di lavoro. Sì, adesso siamo praticamente al completo, manca solo la palesatrice che arriverà giusto a ridosso dell'inizio del campionato, quindi con questo gruppo avremo da lavorare per altre 3 settimane intere prima che arrivi la palesatrice. Quindi tutto molto bene, stiamo lavorando giorno dopo giorno, andiamo a sviscerare quelli che sono i vari aspetti del gioco. Ovviamente c'è tanta carne al fuoco e metterle insieme ci vuole un po' di tempo. Perfetto, in bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie a voi. Antivasi Lantonacchi, al termine dell'allenamento congiunto contro la Bartoccini Perugia, allora sensazioni dopo questo allenamento? Sono stanca. No, credo che stiamo migliorando e abbiamo sicuramente giocato meglio dal primo allenamento congiunto che abbiamo fatto. Piano piano inseriamo le cose che facciamo durante gli allenamenti e questo si vede in campo. Sono felice, credo che c'è un spirito di squadra buono. Come ti stai trovando da ricettrice? State lavorando molto anche, no? Sulla fase ricezione, ecco, in questo senso è una bella sfida, no? Anche per te stai... Sì, no, a me piace giocare come posto 4, sicuramente è difficile perché è tanto tempo che non lo faccio, però con me ho Cardu, o Chiara, o Courtney, che sono tutte brave, quindi mi sento anche io più sicura. Va bene, piano piano stiamo migliorando anche là. Dai, Filottrano, insomma, ti ha accolto bene, anche un bel gruppo, ti stai trovando bene anche a livello di ambiente? Molto, molto bene. Sono molto felice e non vedo l'ora che viene il freddo qua, Filottrano. Grazie, Anti. No, aspetta. Auguri, Ilaria Garzaro. Bravissima, anche noi ci associamo, grazie.